Quella che vi racconteremo è la storia di una tradizione tipica del nostro paese Missil Mary, legata alla religione cattolica cristiana. Le origini di questa tradizione risalgono al lontano 1742, quando il popolo misilmerese ha dato vita a questo evento, a tutt'oggi festeggiato, il cosiddetto incontro tra la statua di Gesù e quella di Maria, ciascuna adornata da quattro meravigliose composizioni floreali di forma coniche chiamate Mazzuna. Fin dal mattino il paese è in festa, si spara l'alboriata, la piazza del paese si anima con tantissimi palloncini colorati, le persone indossano, facendone sfoggio, gli abiti più belli, recandosi alla Santa Messa, e la banda musicale del paese suona gioiosa per indicare che Cristo è risorto. Già dal mattino presto, e fin dopo la Santa Messa, la piazza si riempie di persone in attesa dell'incontro, che avviene intorno alle 11:30. Il cane del Signore Gesù, arricchito di mazzuna, e quello di Maria, coperta da un velo nero e adornato anch'esso, sono accompagnati dalle rispettive processioni, che a suon di rullo dei tamburi, dopo una lunga corsa che termina nel momento in cui due cani si giungono, arriva in piazza, dove si manifesta il fatidico momento dell'incontro. È un momento di grande attesa e di grande commozione per i paesani. Per enfatizzare il momento dell'incontro, le campane suonano festose e nastri colorati vengono lanciati per tutta la piazza. Questa festa è molto suggestiva e nel suo piccolo, oltre a rappresentare un momento di folklore, attrae molti turisti.